Ciao a tutte patatine e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Da come avete letto dal titolo, finalmente faccio un Ask Gloria. Mi sono mangiata la parola Leto. Leto, da come avete letto dal titolo, era da tantissimo che non lo facevo. L'ultimo Ask risale a quello con la Roby, che avevo fatto quando avevo ancora i capelli azzurri lunghissimi, stupendi. Stupendi perché erano lunghissimi, azzurri non mi piacevano per niente. Vabbè, ma adesso entreremo più nel dettaglio, perché ho visto che in tantissime mi avete fatto un sacco di domande sui capelli. Quindi, bene, iniziamo. Ho prelevato un po' di domande sia dal video che avevo fatto dove mi preparavo con voi, che vi avevo chiesto di farmi delle domande sotto quel video, e sia oggi su Instagram ho messo una foto così a random e vi ho chiesto di farmi delle domande. 9 minuti, più di 40 commenti dove mi fate delle domande, è una cosa meravigliosa. Comunque iniziamo subitissimo da Instagram. Luke@Julie: gusto di pizza preferito? Bacioni, ti adoro. Grazie patata. Allora, gusto di pizza preferito, a me piace anche la classica marinara. Tendo a variare, quindi non tengo sempre lo stesso gusto, ma magari faccio un mese con quel gusto di pizza, poi lo cambio. Infatti avevo tipo il gusto cipolla, sono un amante della cipolla, tipo fiatella, portami via, cipolla, brie e speck facevo. Poi mi sono spostata sul frutti di mare, che in tante non sapevano neanche che si potesse mangiare il pesce sopra la pizza. E dai, la frutti di mare, come fate a non conoscerla? È top la frutti di mare. Una volta avevo assaggiato una pizza talmente buona con sopra, la facevano dove abitavo prima, con le chips, erano le patate tagliate sottilissime con la mandolina, e venivano nel forno, nel forno a legna o nel forno, anche a casa ho provato a farle, sono venute buonissime, proprio tipo patatine, croccantissime, buonissime. Mi piacciono un sacco anche le pizze con le verdure e niente, sì, mi piace mangiare, si è capito. Benny chiede: tu e Andrea volete sposarvi? Un bacione, ti adoro. Grazie Benny, anch'io adoro voi. E sì, abbiamo intenzione di sposarci, però un matrimonio, cioè, veramente easy, perché io non sono una di quelle ragazze che, oh mio Dio, progetto il matrimonio, voglio l'abito bianco, voglio i fiorellini, voglio questo, voglio quello, no. Cioè, a me sinceramente il matrimonio neanche mi ha mai attirato l'idea, perché penso che se due persone si amano e convivono già è una specie di matrimonio. Un matrimonio è solo una carta scritta. Magari più avanti ci sposeremo giusto per legalizzare. No, legalizzare è brutto, che mica siamo illegali. Però vabbè, per fare su nero su bianco che siamo sposati, ma non è una cosa che mi sono prefissata di fare nella vita, ecco. Questa è bella. Marti Ciliberti chiede: quando eri più piccola hai mai fatto una figuraccia davanti al ragazzo che ti piaceva? Bacioni, bacioni anche a te. E sì, e tra l'altro questa figuraccia l'avevo raccontata nell'ask con la Roby. E vabbè, per chi non lo avesse visto, questa figuraccia che ho raccontato in quel video l'ho fatta davanti a un ragazzo che mi piaceva, perché l'ho fatta davanti alla mia classe, agli elementari. Ossia, avevo lo zaino talmente pieno di libri, io l'unica sfigata che a ogni lezione ha sempre portato miliardi di libri, le altre mie compagne o miei compagni lasciavano i libri a casa, se ne fregavano anche dalle elementari. Io ho sempre portato tutto, e portando tutto avevo la cartella che praticamente facevo tipo Torre di Pisa mentre camminavo, andavo indietro. E alla fine delle lezioni stavo tornando a casa, si sta facendo tipo nel corridoio la filona per andare a casa, e io ho fatto un movimento strano, non so se mi ricordo se stavo allacciando la scarpa o semplicemente mi stavo abbassando. La cartella mia, praticamente, perché avevo un giubbotto liscio che faceva scivolare le cose, mi è scivolata davanti, finendomi praticamente davanti. E io avevo le braccia, ero tipo curva davanti, con le braccia così, cercavo di tirarmi indietro. Il dolore, non ve lo dico, cioè assurdo, alla schiena e al collo. E intanto piangevo perché dicevo aiuto, e vedevo i piedi dei miei compagni tutti intorno a me che mi guardavano e ridevano. Sfigatissima, cioè questo è proprio sfigata, loser, loser. E infatti lì davanti ai miei compagni è stata la figura di merda più epica che abbiamo mai fatto, e nel frattempo nessuno che mi aiutava, quindi pure stronzi. Poi è arrivata ovviamente la maestra e mi ha aiutata, che sfigata. Lorenzo Ferrara mi chiede: come mai non hai preso la patente? Questa è una domanda che in molti mi fate, e la risposta è semplice, e mi fa anche un culo così, anzi no, mi fa un culo così la Roby, mi dice: fai sta patente. Io non la voglio fare, semplicemente perché primo ho guidato, ho provato a guidare, tante volte Andrea ha provato a farmi guidare, e mi tenevo praticamente ai lati della macchina piangendo come una matta, dicendo no, io ho il terrore di guidare. Eppure non ho mai avuto, per fortuna non ho mai avuto incidenti, non ho mai fatto niente che mi possa aver traumatizzato, però io ho paura a guidare, ho proprio il terrore di stare dentro la macchina, anche se poi tutti dicono una cosa naturale, ma io non la voglio fare, non mi interessa farla. Mi manca forse quel fatto di dire, ah, mi vado a fare un giro da sola, o che ne so, o succede qualcosa, ne hai bisogno, quello è vero. Però non ne sento proprio la voglia, cioè non ne sento proprio il desiderio di fare la patente. È una cosa che anzi mi mette ansia, quando la gente me ne parla
anche la Roby mi metti ansia, non voglio farlo la patente, mettetevelo in testa, non la voglio fare la patente, lo so che a voi vi dà fastidio che mi venite a prendere, ma io non ve lo chiedo, cioè nel senso io sto bene senza la patente, quindi se mi volete venire a trovare, venite a trovarmi, lo so che dovete far prendere la macchina, fare la strada e venire apposta da me. Però io non lo voglio fare la patente, capitemi, ho il terrore, cioè se uno ha una fobia, questa è la mia fobia, io non voglio fare la patente, non voglio guidare la macchina. Lori Spacchio chiede, ti sei pentita di aver tagliato i tuoi capelli lunghi per passare ad un taglio corto, anche se stai benissimo con questo taglio? Avevi pensato di mettere delle extension? Grazie mille Loris. Allora sì, mi sono pentita varie volte di aver tagliato i capelli, ma non è questa la situazione, nel senso che questo taglio l'ho proprio voluto, mi balenava l'idea di tagliarli già da un po' di mesi. E quando l'ho fatto mi sono sentita veramente bene, cioè lo volevo fare e ogni volta che mi guardo allo specchio dico mi piace. Ed è la prima volta, perché di solito tipo allora è successo che quando ero piccolina c'era questa mia amica che aveva un taglio proprio da maschiaccio corto corto corto. Niente, la volevo copiare, quindi mi sono fatta tagliare i capelli dalla mia mamma corti 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 come lei, e lì è stato uno shock. Vi dico che avevo massimo 3 cm di capelli ed era veramente, cioè sembravo un maschio, mamma mia, quello è stato il periodo più brutto di tutta la mia vita, la cazzata più grande che abbia mai fatto. Poi è successo che quando li avevo fatti biondi mi ero un po' stufata di avere queste punte disidratate, li avevo tagliati fino più o meno qua, erano un po' più lunghi di questi, e quando lavoravo dal parrucchiere, il parrucchiere me li ha tagliati, questo parrucchiere qua gli avevo chiesto tipo un caschetto corto dietro e lunghissimo davanti che tempi si portava, e me li aveva tagliati dietro corti così, ai lati un po' più lunghi, tanto così, e poi aveva lasciato il ciuffone ed erano biondi, bellissimi, tutto quello che volete, ma non mi ci vedevo, io col taglio corto mi sento un uomo e quindi non mi piacevo, cioè proprio no. Perché dicevo, che è sto coso? No, cos'è sto taglio? Cresci per piacere. E sì, le extension lì poi le avevo attaccate perché mi ero fatta poi mora, mi ero fatta le extension quelle con la tessitura, mi aveva fatto la testa piena di treccine attaccate proprio alla testa e poi mi aveva cucito sopra queste extension. Le prime notti per dormire avevo la testa che era praticamente un fuoco. Whitney Roby chiede, ciao Gloria, come mai mette queste foto di merda? Che babba. Grazie Roby. Allora, metto queste foto di merda perché c'è questa ragazza, si chiama Roberta, volevo mettere la sua foto per sputtanarla, però non ci sono riuscita perché vabbè, piace a tutti sta ragazza, non so perché, saranno i suoi occhi azzurri, non lo so. Cristiana C91 mi chiede, l'acne ti condiziona, ha condizionato la vita o le giornate? Te ne vergogni o vivi serenamente anche senza coprirti? Te lo chiedo perché sei l'unica che si mostra naturalmente nei vlog e ti apprezzo tantissimo per questo. Dai, un ottimo esempio a chi come me in passato, scusa, ne ha sofferto ed era molto più insicura di te. Che carina, grazie Cristiana, ti mando un bacione. Comunque avere un difetto visibile non deve essere bello, soprattutto non tanto per te stessa quanto per l'ignoranza della gente, perché magari tu ci puoi anche star bene col tuo difetto, ti puoi, perché poi alla fine una persona si abitua a vedersi allo specchio, quindi ti passa anche inosservato un tuo difetto perché ti abitua a vedere. È la gente che è stupida, capito? È la gente ignorante, quindi se io sto bene con me stessa e nei miei vlog mi faccio vedere anche struccata perché non me ne può fregare di meno, è perché io nella mia vita mi vedo tutti i giorni struccata e per me mi sembra anche quasi normale farvi vedere Gloria struccata, perché non penso che potrebbe dar fastidio a qualcuno. Che poi se è così è, ed è così, perché ci sono alcune persone che commentano, che commentavano, adesso pare abbiano smesso, per fortuna l'abbiano capita, che devono anche cambiare canale se non gli piace la mia faccia, però ci sono persone che, a cui dà fastidio vedere la gente con dei difetti e che lo mostra tranquillamente perché devono andare per forza a infierire, a farle sentire di merda, e questa cosa sta poi a voi, essere forti e fregarvene, o se siete comunque come me, che io me ne frego tra virgolette, però ci rimango anche male, quindi tante volte puoi fare la forte e poi sfogarti magari con qualcuno, chi ti è vicino, di più caro, non lo so, io faccio così. Un consiglio che vi do, magari sfogatevi con qualcuno, che sembra una cavolata, però aiuta tantissimo secondo me a svuotare la testa e a dire ok, adesso mi sono sfogata, questa persona magari mi ha dato anche dei consigli, mi ha detto di fregarmene, me ne fregherò. È una cosa che puoi anche farti da sola, ma secondo me fa tanto anche parlarne con qualcuno, quindi boh, prova magari in questo modo. Io sinceramente adesso la prendo un po' così, sul ridere, dico vabbè, mi prendi per il culo per dei brufoli, ma quanto sei poraccia, nel senso a me i brufoli andranno via, a te la tua faccia? Vabbè. Sonia Battiato mi chiede, che è una domanda che mi avete fatto in tantissime, quindi credo di raggrupparle. Volevo chiederti, per quanto riguarda i capelli, hai sempre avuto i colori e i look più svariati e stravaganti, ma c'è un look, taglio, colore che non faresti mai? Un abbraccio. Da quando ho iniziato YouTube ho iniziato a sperimentare, perché ho iniziato con i capelli, vabbè, a parte i vecchi video che erano lì sul mio canale, perché avevo il canale da quando avevo tipo 16 anni, però quando ho iniziato proprio YouTube, che ho detto ok, da domani inizio a far video, avevo i capelli rosso fuoco, che nelle prime webcam sembravano castani, ma in realtà
realtà erano Russo Ariel, erano bellissimi e li ho portati per tanti anni, come, cioè, per chi mi segue da tanto sa. E poi da lì ho iniziato a, hanno iniziato a sbiadirsi le punte, non facevo più la tinta spesso, e sbiadendosi le punte ho iniziato con i Crazy Color, questo perché vedendo la Roberta, quella Roberta Whitney Albini che prima ha commentato, comunque vedendo lei i suoi capelli così colorati ho detto proviamo sti Crazy Color, da lì basta, è partita Gloria, si è fatta tutti i colori del mondo. Però prima avevo dei capelli normalissimi, nel senso avevo i castani, biondi, beh no, li ho portati anche arancioni, pelli di carota, beh poi li avevo fatti tipo viola scuro, blu scuro. No, beh, sono sempre stata forse un po' propensa a cambiare colore di capelli, anche perché mi stufavo molto spesso, non ho mai tenuto un colore per più di un anno a parte i capelli rossi, perché li ho sempre cambiati. Però un taglio che non farei mai, un look che non farei mai, credo il castano, che non mi ci vedo, li ho fatti, li ho portati per un po', capelli castani non mi ci vedo più, cioè veramente no, non, anche se è il mio colore alla fine, perché io ho un biondo scuro cenere, no, non mi ci vedo. Taglio corti, cortissimi, tipo a maschio, quelli proprio mai, 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 mai. Carolina Bonfi mi chiede, quando è la prima volta che hai, ecco, fatto una puzza davanti al tuo lui, dovevo chiedertelo, non riesco a sfiatare il culo, non riesco a scorreggiare liberamente, non so se ho un complesso che ho fin da piccola, ma non sono mai riuscita a scorreggiare allegramente, ecco. Se Andrea ci riesce tranquillamente, io non ce la faccio, quindi quelle poche volte che forse mi impegno e ce la faccio, andrei contento perché lui è tipo proscoreggia, no? Hashtag proscoreggia. La frase che ripete sempre Andrea è tromba di culo, sanità di corpo, se non avessi il culo sarei già morto, glielo diceva sempre suo nonno. Non ce la faccio a essere così nature. Sì, ovvio, se ho una pancia gonfia così e mi scappa e ce l'ho e riesco a farla, ben venga. Ma è proprio una cosa, non è che non voglio farle, non riesco. È come se il mio corpo si ribellasse e avesse questo galateo interno che non mi permette di scorreggiare liberamente. Serenity Orsini, che ti saluto, ciao, mi chiede: uno, sento spesso parlare di armocromia e sarei curiosa di sapere cosa ne pensi, se ne conosci qualcuno che se ne occupi. Purtroppo su questa domanda non ti so rispondere. Vedo sempre questi mille cambi di colore di capelli, fino ad ora li ho letteralmente amati. Come li curi? Io noto che spesso dopo le tinte tendo a perderne un po', anche se premetto tengo sempre una testa di capelli che non finisce più. Comunque complimenti per tutto, sei simpaticissima. Grazie Serenity, non li curo, nel senso che quelle poche volte che li curo utilizzo magari delle creme, come mi vedete magari fare nei video dei capelli, che vi dico utilizzo questa crema perché magari in quel periodo la utilizzo. Mi capita ultimamente, mi è capitato di utilizzare più prodotti tipo la Split and Therapy di GHD, che mi ha veramente aiutato prima di tagliarli ad avere comunque le punte più idratate e le punte meno rovinate, perché comunque era apposita per le doppie punte. Prima di tagliarli facevo tantissime maschere, ogni settimana mi ero prefissata di fare la maschera, quella fai da te, che anche lì c'è il video sul mio canale, e la stavo facendo, l'ho fatta per tre settimane. Per il resto metto i classici oli per capelli, utilizzo olio e creme e basta, niente di che. Una cosa positiva perdere i capelli, ovviamente, cioè non che fai così ti rimangono in mano le ciocche, perché lì è un problema, però se magari capita che quando ti spazzoli ne perdi tanti, vuol dire che è un riciclo continuo di capelli. So che, almeno per quello che mi hanno sempre detto, so che fa bene, nel senso che vuol dire che il capello cioè cresce, non è che hai sempre lo stesso capello che cade una volta all'anno e basta. Se ne perdi hai anche tanti capelli che ti crescono, tant'è che io ne sono la prova umana, perché ho tanti, ma veramente tanti capelli, ce li ho pure grossi, e ne perdo un sacco e continuo ad averne un sacco, quindi questa è la prova umana che se vi cadono i capelli è normalissimo e vuol dire che avete un buon riciclo del capello. Erika Cristofaro mi chiede: vorresti mai farti i capelli blu scuro? Sei mitica, grazie patata. Io adoro tutti i colori, però non me li farei mai, li ho fatti azzurri e infatti non mi convincevano, ho provato voluto ma non mi convincevano, tant'è che li ho tolti subito. Blu scuro li avevo fatti tanto tempo fa, ma quella classica tinta nero con i riflessi blu. Io direi di leggere l'ultima, di Chiara Gagliano, che mi chiede: quanto ha influenzato YouTube la tua vita e sei contenta dei traguardi che stai raggiungendo? Ti adoro, Road 200. Grazie Chiara, ti mando un mega bacione. E sì, YouTube ha influenzato tantissimo la mia vita, ma non perché mi sento cambiato altro. Cioè sì, mi sento anche cambiata, perché è una cosa positiva, mi ha aiutato tantissimo ad essere ancora più
propensa a fare amicizie, nel senso che sono sempre stata una persona molto amichevole, molto socievole, mio Dio, inizio a sconnettere il cervello con la lingua. No, comunque sono sempre stata una persona molto socievole, però YouTube mi ha aiutato tantissimo a esserlo ancora di più, mi ha aiutato tantissimo a combattere quei muri che avevo di timidezza, anche se magari se adesso mi dici vai a parlare con quella persona mi viene lo stesso l'ansia, però riesco a farlo già di più rispetto a prima. Diciamo che sto superando quelle piccole paure, quelle piccole incertezze che avevo magari prima, e ti aiuta veramente tanto anche il fatto di parlare davanti a una videocamera, davanti alle persone e dicono ma questa è scema che parla con una videocamera, prima non ce la facevo a fare i vlog, adesso a fare i vlog davanti alle persone mi viene tranquilla, cioè mi viene veramente naturale, è una cosa che mi ha aiutato tanto a sbloccarmi questi paletti stupidi che poi dici vabbè ma se è una cosa che ti piace falla e punto. Quindi sì, ha influenzato tanto la mia vita, soprattutto perché comunque col fatto che adesso dedico tanto tempo, ma soprattutto dedico veramente tutto il mio cervello, le mie idee, tutte le cose che ho in mente di fare, YouTube mi ha aiutato a spronare la mia mente a essere più creativa. Ho imparato a usare un programma di montaggio che ma non l'avrei mai detto, mi piace tantissimo usare, è diventato veramente parte di me. Ogni volta che penso a qualche video e qualche effetto strano, non vedo l'ora di metterlo in atto, non vedo l'ora di provare a sperimentare, quindi veramente sì, un grande traguardo da questo lato, da questo punto di vista. E per quanto riguarda gli iscritti, io sono sempre contentissima di avere gente che mi segue, non sono una di quelle che dice voglio salire, fatemi salire, nel senso che se salgo ben venga, perché più persone mi guardano e è bello sapere che fai video per qualcuno che ti guarda, questo sì. Però è anche vero che più sali, più ti attiri la gente negativa, la gente che ti insulta. Io lo dico sempre alle ragazze con il quale magari faccio degli incontri e abbiamo modo di chiacchierare, dico sempre mi piacerebbe tornare indietro ai 20.000 iscritti o giù di lì, insomma, perché hai la tua nicchietta, hai le tue persone che ti seguono veramente perché ti vogliono bene, non hai quella parte che ti segue solo per vedere le cazzate che fai o perché vuole sapere quei cazzi tuoi e poi sparire o non interagisce con te. Quindi forse sì, mi dispiace un po' salire per quel lato lì perché attiri anche gente che non ti vuole seguire. È un po' la parte negativa questa, però a me non mi interessa, non è questo il mio, cioè io non faccio YouTube per salire, non faccio YouTube per apparire in quel senso, mi piace apparire perché altrimenti non sarei qui su YouTube, ma non in quel senso, ecco, non so se avete capito il mio discorso, quindi a me piace fare quello che mi piace fare, nel senso che mi piace fare i video e basta, tutto qui. Quindi niente, queste erano tutte le domande, io spero di aver esaudito i vostri, ma che sto a dire, vabbè, spero di avervi fatto sorridere, di aver risposto alle domande che volevate sentire, e sì, ce ne sono tantissime ancora, ma questo video se no durerebbe troppo, però farò più Ask Gloria, promesso, anzi se volete farmi già le domande per il prossimo Ask, magari lo farò anche settimana prossima o tra 2 settimane, non lo so, ditemi voi se può piacere un Ask Gloria ogni 2 settimane, visto che adesso comunque faccio 3 video a settimana. Ditemi voi, il canale è anche vostro, quindi fatemi sapere. Io spero veramente vi sia piaciuto, vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!